Renata Asquer presenta il suo libro Dal primo alla Z qui al Museo della Stampa Martano a Lecce. Tante persone che hanno ascoltato il tuo messaggio. Sì, sono stata molto contenta di vedere tanto pubblico e di essere in questo ambiente veramente consono alla lettura, al libro, quindi come incitamento a continuare. E poi mi è piaciuto anche l'attore, la musica, tantissimo questa mescolanza, veramente sono rimasta stupita e sono molto contenta di questa opportunità e spero di continuare, di dare emozione, sentimenti e di avere altre opportunità di cose di questo genere in cui c'entrano anche appunto altre arti. Questo ambiente poi è stato l'ideale, grazie. Si è voluto organizzare questa serata, contaminarla con altre arti. Mi piace questa mescolanza veramente e di questa spinta che dà il Salento alla creatività. Ecco, diciamo che poi è una serata all'insegna della creatività, perché proprio questo libro vuole dare questo messaggio, questo significato della creatività, di come uno si può cambiare la vita o cambiare in meglio una situazione grazie alla propria creatività. E quindi questo è anche un messaggio per i giovani, se riescono a esprimere la loro creatività e soprattutto al sud, dove ci sono ancora meno opportunità che nel resto dell'Italia, esprimersi con la creatività sarebbe veramente una grande opportunità, una grande risorsa per il sud, per il Salento. La forchetta con cui stavo spezzando boccone mi rimase a mezz'aria mentre guardavo mia madre. Il suo volto era impassibile, la fronte aggrottata, pronta per affrontare la mia sicura ribellione, che non si fece aspettare. «Cosa? Devo partire? Non riesco a capire, spiegati meglio!» La mia voce già incespicava. Da un lato mi era sembrata così assurda la sua frase, dall'altro era come se me l'aspettassi prima o poi. Simone, dal primo alla Z, tu ti senti il primo o la Z? L'altrove della parola e delle lettere, sai, quando quei giochi che si facevano i bambini e trovavano anche altre lettere frutto di un intreccio tra disegno e insegnamento scolastico, io preferisco stare in quel magma fantasioso del fanciullo che è in noi sempre. In questo museo della stampa hai fatto vibrare queste macchine, queste vecchie stampatrici. Beh, innanzitutto la bellezza di queste macchine è che comunque hanno un'anima. In questi oggetti adesso custoditi così perfettamente in un museo, ma nelle macchine c'è l'anima degli uomini e degli operai che le hanno frequentate per decenni, quindi per me è grande emozione ritrovarmi tra queste energie e io sono un medium, catturo le energie dei luoghi magmatici, per me è stato un grande piacere. Queste macchine hanno stampato quello che tu oggi reciti. Sì, con la grossa emozione di sentire quel progetto che aveva Antonio Verri del Declaro, cioè di un libro che contiene tutti i libri. Ecco, vorrei parlare con le macchine per capire se è possibile fare un libro che contenga tutti i libri e credo che solo loro possano darmi una risposta. Hanno risposto, ma non te lo posso dire. Qui non vorrei morire. Dove vivere mi tocca, mio paese, così sgradito da doverti amare. Lento, piano, dove la luce pare di carne cruda. E il nespolo va e viene fra noi e l'inverno. Esibirsi con questo pubblico che non è il pubblico della piazza, ma è un pubblico diverso, è un pubblico che legge. Beh, il libro si legge e la musica si ascolta, poi chiaramente la musica ha anche la sua parte letteraria, quindi siamo, come dire, la musica è sorella della letteratura, viceversa, quindi siamo stati benissimo, siamo bene a nostro agio anche in questi contesti. Quindi la musica non è soltanto metrica, ma è anche sound. Sì,
perché unisce i due mondi, no? Cioè forse la parola da sola non camminerebbe, ha bisogno del sound, degli strumenti musicali, del ritmo che è già musica in sé, però forse si completa la canzone grazie alla musica. Bob Dylan dice: io non sono un poeta, sono un cantautore, non scrivo poesie, scrivo canzoni che già hanno la musica con sé, quindi penso che sia questa l'immagine migliore per raccontare un testo musicale. Il nostro sound è una contaminazione, una innovazione, è un sentire, ascoltare e mettere nel nostro frullatore tutto ciò che ascoltiamo. Hai detto, caro storia ne insegna, che la bandiera libera del russo se bagna, hai detto, che la gente supporta, per questo si ribella, con noi sei de morte, hai detto, che ogni bacio ha un potere, ce ne